Che sia necessario invertire l'ordine dei fattori, che in questo caso può cambiare il risultato. Bisogna smetterla di parlare delle persone, dei leader, bisogna cominciare a parlare delle cose che vogliamo fare. Io sono certa che, ad esempio, sul fatto che si debbano tagliare le tasse sul lavoro siamo tutti d'accordo, investire di più in istruzione e ricerca siamo tutti d'accordo. Rimettere al centro la sanità pubblica, anche visto quello che abbiamo passato, siamo tutti d'accordo. Onestamente, dividersi per questioni legate ai nomi e ai leader sarebbe davvero disperdere una grande possibilità, che oggi in campo l'abbiamo visto nei comuni, ed è la possibilità che il centro-sinistra torni ad essere maggioranza e ad essere vincente in questo paese. Credo davvero che gli elettori capirebbero male, ci perdonerebbero difficilmente divisioni che purtroppo in passato ci sono costate care.